Ecco i costumi. Kit me li ha appena portati. Tutti e quattro. Come tutti e quattro? Sì, i nostri sono fatti di tessuto normale, mentre questi altri due... Però sembra seta. Sì, ma non appena vengono a contatto con l'acqua calda, una piccola reazione e il tessuto si disintegra. Sei sicuro di volerlo fare? Certo, non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro. A che punto è l'acqua? 30 gradi e si sta scaldando ancora. Siamo in due allora. Messi potrebbe non gradire molto lo scherzo. Anche Karen. Che ne dici di lasciar perdere tutto? Vogliamo ripensarci. Niente da fare. Ormai siamo in ballo, anzi in acqua. Ehi, aspetta un minuto. Andiamo, vedrai che ci divertiremo. Io non credo di essere dell'umore giusto. E allora hai veramente bisogno di rilassarti. In un idromassaggio. Non è un po' troppo intimo? Staremo in costume. Poi guarda che io non ho nessuna intenzione di fare un'orgia nell'acqua. Scusa, hai ragione. Andiamo, coraggio. Ok. Prego, venite pure a riposare le vostre stanche membra. Ciao, Messi. Accomodati. Ciao, Cora. Salve, ragazzi. Ciao. Bene, allora, prima di andare a tavola, rilassiamoci un po' nell'idromassaggio. La temperatura dell'acqua è ideale. D'accordo, per me va bene. Anthony, vuoi procedere? Hai ragione. Allora, in onore delle nostre gentili ospiti, nuovi costumi da bagno per tutti. Grazie. Addirittura. E questi non sono costumi qualsiasi, ma degli Armando Originals. Davvero? Li hai disegnati tu? Oh, beh, che vuoi che sia? Una sciocchezza. Ci avrò impiegato un'oretta. È molto bello il tessuto. È di un nuovo tipo, non è vero? Sì, certo. Io non so se sia il caso. Oh, ora non fare la solita questa festa. Dai, andiamo a cambiarci. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Aspetta un secondo. Qui c'è qualcosa sotto. Oh, io l'adoro, sai. La paranoia mi fa salire su di giri. Andiamo, Messi. Quando è arrivata? Almeno un'ora fa. Sono ancora dentro a parlare? Se non sono andati a letto. Le luci erano ancora accese poco fa. Salve, Jack. Salve. Come sta? Bene, e lei? Ha visto Taylor? No, credo sia andata dritta a casa dall'aeroporto. Ah, sono sicura che ora si risolverà tutto per il meglio. Beh, me lo auguro di cuore. Sì, l'importante è che chiariscano tutto. Io ho paura che non sarà un colloquio molto tranquillo. Che vuoi dire? Se Taylor ha visto la foto di Brooke Ridge su quel giornaletto, io non so proprio come potrà reagire. Ho tratto delle conclusioni perché tu mi avevi nascosto certe cose. Qui non c'entrano niente le tue conclusioni, no. In realtà io mi riferivo a questa fotografia, Ridge. A questa. Come mai questo bacio? E adesso non venirmi a raccontare che vi stavate facendo gli auguri di Natale. Rispondimi! Accidenti, rispondimi! Io avevo intenzione di parlartene. E allora eccomi qui, sono tutta orecchi. Sai cosa significa questo? No, no, non lo so. Per favore, dimmelo tu. Non significa un bel niente. Ah, davvero? Strano. Invece significa molto per me. Ero ubriaco quella sera. Non è certo una scusa. È forse così che scarichi le tue tensioni. Senti, era un momento difficile. Era poco prima di Natale. Mia moglie se n'era appena andata in Europa con un famoso psichiatra. No, è solo un paziente, Ridge, un paziente. È soltanto questo per te, ne che sei sicuro? Che cosa vorresti insinuare? Io non insinuo niente, ma è più di un paziente e tu lo sai. Senti, ti assicuro che non è affatto come credi. E comunque non cambiare discorso. Adesso noi due dobbiamo parlare un po' di questa cosa. Non c'è niente di cui parlare, Taylor. E ti aspetti che io dimentichi tutto? Vuoi stare zitta e cercare di ragionare un secondo? Era la festa organizzata in occasione della mia sfilata più importante.
Avrei voluto averti vicino e non c'eri. E io ero molto deluso. E così hai deciso di nasconderti dietro un cespuglio con Brooke per farti consolare. Ti rendi conto di quanto sia umiliante come situazione? Io ho moltissimi amici, ho colleghi, ho pazienti. Che cosa credi che penseranno quando vedranno questa fotografia? È un giornale scandalistico, sanno che non fa testo. Certi fatti per me invece fanno molto testo. Per favore, cerca adesso di essere obiettiva. Va bene, allora se cerco di essere obiettiva, vedo mio marito che si diverte con una donna che ha dedicato tutta quanta la sua vita a un unico scopo: portarselo a letto. E non sarei affatto sorpresa se Brooke ci fosse riuscita la sera di questo fantastico bacio o una delle sere successive. E invece non è successo niente del genere. E io dovrei anche crederti, vero? Certo, esattamente come io devo credere che non sia successo niente in Scozia. No, tu a me non dai un minimo di fiducia. Senti, Taylor, io ho sicuramente molte più ragioni di essere preoccupato e tu lo sai. Ma come puoi dire questo? Che cosa ho fatto per meritarmi certe accuse? Dimmelo. Ci tengo a saperlo. Non trovi che Anthony sia stato carino a disegnare questi costumi per noi? È simpatico, no? Certo, e si merita una ragazza simpatica. Beh, forse l'ha già trovata. Per favore, non ti ci mettere anche tu, d'accordo? Senti, io ho accettato il suo invito, ma tutto quanti ragazzi conosci che ti inviterebbero a fare l'idromassaggio disegnandoti per l'occasione anche un costume originale? Non molti, credo. E questi costumi sono stupendi. Hai sentito che tessuto? Mi chiedo, ma soltanto perché si stia dando tanto da fare? Forse per far colpo su di te. Sì, ci credo. Perché tanta diffidenza nei suoi confronti? Il fatto è che ho una strana sensazione. E cioè? Non lo so. Forse è davvero paranoia. Comunque adesso andiamo a buttarci in acqua, d'accordo? Certo. E speriamo bene. Come ti sta il costume? È letteralmente fatto su misura. Beh, comunque il tuo non si disintegrerà come quello delle ragazze. Mio Dio, se penso alla faccia che faranno quando usciranno da questa vasca al naturale. Si divertiranno, non credi? Beh, cara, può darsi. Almeno spero. Beh, anche me, sì. Magari dopo un po' di sceneggiata iniziale, ma... Sì, purché non ci cavi gli occhi, conoscendola. Non penserai che si arrabbierà sul serio, vero? Ah. Ecco, appoggiamo tutto qui. Dopo di te, quei due non mi convincono. Smettila. No. Perché stai sorridendo? Quei due si divertiranno stasera. Chi? Anthony e Connor. A proposito, hai fatto fare quei costumi da bagno? Oh, certo. Sì, sta tranquillo. E adesso aspettiamo il risultato. Sono sicuro che Ridge e Taylor riusciranno a superare questa crisi. Certo, è quello che vorrei anch'io, ma non sono affatto convinto che sarà così Perché facile. Perché non ceniamo tutti insieme domani sera? Io credo che potrebbe servire a calmare le acque. No, aspettiamo prima di vedere come si mettono le cose. Aspettare? È un atteggiamento passivo, non crede? No, io lo trovo solo realista. No, adesso ascoltate, qui l'unica realtà è che Ridge e Taylor si vogliono bene sul serio. E io ho completa fiducia in loro. Sono d'accordo. Sentite, non mi piace fare l'uccello del malaugurio, ma ritengo sia il caso di prepararci ad ogni evenienza. E come ci si prepara a certe cose? Semplicemente accettando la situazione così com'è, invece di ostinarsi a vederla come la vogliamo noi. Mia figlia ama Ridge e non lo lascerà mai, se è solo questo che la preoccupa tanto. Ma che cos'è questo tono? Vogliamo smetterla? La cena è pronta, vuoi farci compagnia? No, grazie, ora devo andare, poi non voglio rovinarvi oltre la serata. Guarda che non hai rovinato niente. Ma certo, resti pure se vuole. Grazie, Jack, ma dovrò alzarmi molto presto domani. Allora, buona serata. Ma si può sapere che ti ha preso? Dimmi, io ti ho mai tradito, forse? No. Perché dovrei cominciare ora? Quell'uomo è importante per te, io ne sono sicuro, anche se tu continui a negarlo. Ed è proprio questo che mi fa chiedere se non hai davvero qualcosa da nascondere. È assurdo, tu continui ad accusarmi di esserti stata infedele, ma non sono certo io quella che è finita sul giornale, dico bene? Io ti chiedo scusa.
Mi dispiace che sia successo, ecco. Tu volevi le mie scuse e le hai avute. Ora parliamo di te, Warwick. No, no, scusa, ma non è così facile. Adesso io voglio sapere che altro è successo. So che hai passato almeno una notte da Brooke. Che cosa mi dici al riguardo? Ho dormito sul divano. Da solo? Sì, certo, che domanda. E come mai sei rimasto a casa sua? Perché avevo bevuto troppo quella sera. Oh, fantastico! E che cosa hanno fatto i bambini? Sono rimasti seduti a guardarvi scolare tutte le bottiglie di casa? Mi dispiace. No, non avrei dovuto neanche pensare. Ma ti rendi conto? Guarda come ci siamo ridotti. Allora, l'ultimo che entra in acqua risponde al telefono sessuale. Regole della casa. Allora conviene che mi organizzi. No, è meglio lasciarlo dov'era, altrimenti c'è il rischio che si bagni e poi non servirebbe più a niente, no? Prego, dopo di te. Va bene, d'accordo. Vogliono fare uno scherzo a me, sì, non è vero? I ragazzi, no, vogliono solo divertirsi un po', tutto qui. Ma che cosa le faranno? Non ti preoccupare, Messi non corre nessun pericolo, chiaro? E tu che ne sai? Fidati di me, non preoccuparti di niente, fratellino, sta tranquillo. Scusa, ma adesso devo fare una telefonata. Certo che si sta bene qua dentro. Non è vero, Messi? Sì, è un sogno. Mm-hmm. Ti piace, tesoro? Sto in paradiso. Ehi, ragazzi. Che cosa c'è adesso? Che sta succedendo? Io non so di che stai parlando. Tu l'hai capito, Connor? Non ne ho la più pallida idea. Sapete, Messi è un po' troppo tesa stasera. No, mi dispiace. Ad ogni modo, forse noi abbiamo la cura adatta. Sì, e cioè? Tu come la descriveresti, Anthony? Ecco, come l'eliminazione fisica di qualsiasi vincolo. Sì, l'abbandono di tutto ciò che ti impedisce di essere te stesso. Far sparire il superfluo, oserei quasi dire. Esatto. Oh, e questo che cos'è? Non posso credere. La classica telefonata nel bel mezzo dell'idromassaggio. Io direi di far finta di niente. Beh, potrebbe essere importante. Coraggio, ragazze, sbrigatevi prima che riattacchi. Neanche per sogno. Avete detto che l'ultimo che entrava in acqua rispondeva al telefono. E l'ultimo se... No, noi non ci muoviamo da qui. Siete dei maleducati. Comunque andiamo a sentire chi è questo seccatore. Vengo con te. Scusate. Ma che diavolo? Che c'è? E i vostri costumi? Che cos'hanno? Cosa? Avrebbero dovuto... Voglio dire... Oh mio Dio, hanno scambiato i tessuti. Lo sapevo. Hanno scambiato i tessuti? Ma che cosa vuol dire? Che sta succedendo? Uscite. Tutti e due, svelti. E perché? È il tuo telefono, Connor. Perché non vai a rispondere? Coraggio. Dai, Karen, tu rientra in acqua. Si può sapere di che si tratta? Aspetta e vedrai. Sai, questo è il classico caso in cui vige la regola chi la fa l'aspetti. Ora vogliamo andare? Sì, sbrigati. Facciamoci coraggio. In piedi. No. Bello spettacolo, ragazzi, bellissimo. Era questa la sorpresa che avevate preparato. Carina l'idea, vero? Chissà che delusione. Hai detto. D'accordo, ti dirò la verità. Tutta la verità. Quella sera io mi sentivo molto depresso. Pensavo a te e mi chiedevo cosa stessi facendo con Warwick. Brooke mi ha visto in giardino ed è venuta a cercare di tirarmi su di morale. Mi ha detto anche che stava pensando di restituirci l'azienda. Non ha tentato di sedurmi,
Te lo posso assicurare. E ci siamo ritrovati l'uno nelle braccia dell'altra. Un bacio, soltanto uno. Purtroppo Joe Tyler ci teneva d'occhio e ci ha subito fotografato. Quella è stata l'unica volta che è successo. Sì, non c'è stato nient'altro. Io posso giurartelo. E ora Brooke è partita per Big Bear. Perché non ci sei andato a letto? Cosa? Se eri così convinto che ti stessi tradendo, perché non hai fatto l'amore con lei? Perché non è da me. E tu cosa hai fatto? James ed io siamo andati da suo padre più volte ed è per questo che non mi hai mai trovato. Dopo James ha deciso di passare all'azione ed ha affrontato il padre. Ti giuro che non avevo mai assistito a niente del genere. Tutti quegli anni di sofferenze e risentimenti sono riemersi in una sola notte per poi essere definitivamente superati. Tu non puoi neanche immaginare quanto sia difficile e raro che una persona riesca ad ottenere un risultato del genere in così poco tempo. Sai, James è veramente una persona eccezionale. Ed è tutto qui. Ma certo! Non c'è stato niente di più personale tra voi due. Ma certo, abbiamo sviscerato insieme tutta la sua vita e non c'è niente di più personale di questo. No, no, non mi riferivo a niente del genere. Allora non ti capisco. Devo chiedertelo a chiare lettere. Che cosa? Se ci sono andata a letto, no. Non ho fatto nulla del genere. Non c'è stato niente tra voi. Ma no, te l'ho detto. E poi eravamo troppo occupati per poter pensare ad altro. Sei sicura che non c'è stato niente di romantico tra voi? Romantico, santo cielo, no. E così non c'è stato niente, sei sicura? Non vi siete dati neanche un solo bacio. Ma certo, certo. Ed è per questo che non me ne volevi parlare. Me ne vado, ne ho abbastanza però. No, ascolta, Ridge. Io ti amo. Dico davvero. Sì, ma non abbastanza per essere del tutto sincera, vero? Ed è per questo che mi è sorto il dubbio che ci fosse stato qualcosa tra voi. Evidentemente avevo no, ragione. No, aspetta, Ridge. Ridge, dove vai? Ritorna qui. Ridge. Oh.